generali, le cose più importanti. Piano ospedaliero che non esisteva è stato approvato. Il piano per il personale è stato approvato. Abbiamo già stabilizzato 800 precari. Stiamo procedendo a centinaia di assunzioni tramite concorsi. Abbiamo risanato il bilancio della sanità campana approvando tutti i conti consuntivi non approvati. Abbiamo strappato 1,6 miliardi di euro per l'edilizia sanitaria. Rifacciamo tutti gli ospedali e alcuni ospedali completamente nuovi. Ridotto i parti cesarei per le primipere. Ridotto i tempi di attesa perlomeno di un terzo su base regionale. I tempi di operazione delle fratture al femore. Credo davvero che sia un bilancio straordinario. La campagna in piano di rientro, lo ricordiamo, è commissariata dal 2009. Ciò vuol dire che i ministeri dell'economia e della salute vigilano sull'innalzamento della qualità dell'assistenza e sanzionano, trattenendo fondi, le regioni che non rispettano il cronoprogramma. A conferma dei dati illustrati oggi dal governatore De Luca, commissario per la sanità da 9 mesi, il parere è positivo del ministero della salute. Nell'ultimo anno e mezzo abbiamo osservato un cambio di passo nella programmazione. Noi come ministeri vigilanti negli ultimi 8 mesi hanno sbloccato 800 milioni di euro di risorse che erano arretrate, ferme dal 2013, appunto a testimonianza della bontà della programmazione sanitaria che sta mettendo in campo.